Chiaravalle la cover band di Rino Gaetano. E allora, ci siete? Mi date le mani? Le mani al cielo! Su, su! Thank you.
Buonasera, allora nella programmazione estiva organizzata dall'associazione Agorà qui questa sera a Chiaravalle Centrale è di scena una cover di Rino Gaetano, il nostro grandissimo Rino Gaetano, nostro compaesano di Crotone. Allora ne parliamo con Luigi, allora parlici della band, com'è nata, eccetera eccetera. Allora, noi siamo la Kathmandu Band, tributo al grande Rino Gaetano. Questa band è nata nel 2002, ha avuto tanti cambiamenti e sono insomma 4-5 anni a sta parte che abbiamo questa formazione e dedichiamo anima e cuore veramente per portare in giro per tutta la Calabria e per tutta l'Italia e le grandi canzoni del grande Rino Gaetano, soprattutto sono poesie che Rino scrisse. Sì, è certo, è arduo interpretare un mito come Rino Gaetano, anche perché a distanza di 40 anni i temi da lui scritti, le parole, sono ancora attuali. Certo, certo. E diciamo che Rino scrisse queste canzoni negli anni 70, diciamo, no? Ma sembrano scritti oggi, perché cambiando alcuni personaggi in alcune canzoni, ma alla fine il tema è sempre uguale, non è cambiato quasi nulla. E noi lo portiamo avanti veramente col cuore, perché innanzitutto è un crotonese, cioè, quindi noi siamo una band totalmente crotonese, e quindi veramente lo portiamo col cuore. Quindi fate serate, quindi in pratica da tutta quest'estate. Siamo stati in Puglia il 29 luglio, e saremo il 10 agosto, saremo in Basilicata, Potenza, insomma giriamo un pochino. È la prima volta che venite qui a Chiaravalle da noi? Sì, 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 prima volta, sì. Guarda che è un pubblico esigente di musica, se ne intende. No, no, l'accontenteremo allora. Quindi vai al massimo questa sera? Andiamo al massimo, come diceva Pasqua. Perfetto, allora, in bocca al lupo. Grazie. Allora Gianfranco, di solito quando si fa una programmazione ci si impiega tantissimo tempo, esatto. Però spesso e volentieri qualcosa arriva, un intoppo, arriva un qualcosa, per cui bisogna cambiare queste credenziali. Certo, certo, certo. Allora sì. E allora l'amministrazione comunale stasera diciamo gestisce questa manifestazione improntata su Rino Gaetano. È una bella cover band di Crotone, sono ragazzi tutti di Crotone, la città di Rino Gaetano. E domani sera invece era prevista una serata un po' particolare con dei giochi popolari, e quindi per ragioni di sicurezza l'abbiamo rimandata, l'abbiamo sospesa per domani sera e l'abbiamo rimandata al 19, quindi niente di straordinario, e in attesa di capire insomma la situazione come va, perché insomma c'è qualche problema Covid, ma niente di particolarmente allarmante, però per sicurezza abbiamo preferito fare così. Domani la serata era dell'associazione Agorà, per cui insomma hanno deciso di fare in questo modo e a noi sta bene. Noi siamo organizzati bene, devo dire, col piano di sicurezza presentato regolarmente alla questura, ai carabinieri, abbiamo il piano sanitario, abbiamo il controllo questa sera con i green pass, mascherina e tutto ciò che è necessario, distanziamenti, però che vuoi, è bene stare attenti per la sicurezza di tutti i cittadini. Io quindi ringrazio Teleionio che è sempre puntuale nella presenza, soprattutto oltre che nelle interviste che ci fate, io vi ringrazio. E ringrazio il sindaco, tutti i miei colleghi consiglieri comunali ed assessori che condividono con me questa estate chiaravallese, che seppure con tantissime problematiche stiamo comunque portando avanti per dare una certa forma di naturalezza, perché un anno e mezzo di Covid ci ha sfiancati tutti, anche gli artisti che si esibiscono hanno le loro difficoltà a riprendere. Vogliamo tornare alla normalità? Vogliamo tornare alla normalità e ne abbiamo tutti bisogno, è necessario per tutti. Quindi buona serata a tutti e un saluto affettuoso a tutti gli spettatori di Teleionio che seguono questa emittente che per noi è molto molto importante.